Guardiamo adesso il funzionamento della ISOMAT Rapid dell'Agfa. È una macchina fotografica uscita nel 1965. Caratteristiche. Innanzitutto ha un obiettivo da 38 mm. Una caratteristica di questa macchina fotografica è che, come vedete, aveva la distanza del soggetto da regolare nella parte frontale. Quindi o si era molto bravi e ci si ricordava bene la scala, o bisognava prima girarla e poi utilizzarla. Nella parte laterale superiore, vedete, ha anche l'apertura, diverse aperture del diaframma. Qual è una caratteristica positiva, e tra l'altro in questa macchina addirittura ancora funziona, è l'esposimetro a selenio. Aveva due modalità, insomma, aveva il rosso e il verde, ci segnalava sostanzialmente se l'esposizione era corretta e quindi potevamo scattare. Veniamo alla caratteristica principale. La caratteristica principale è che questa macchina utilizza questo tipo di rullino. È il sistema Agfa Rapid. Praticamente era un sistema brevettato dall'Agfa che prevedeva il caricamento di una pellicola 35 mm in questo rullino, e poi, una volta infilato il rullino qui, andava preso e infilato da quest'altra parte. A questo punto noi poi, quando mandavamo avanti la pellicola, la macchina lo faceva scorrere in questa direzione, quindi la parte avvolta è a sinistra. Come potete vedere, io questa macchina l'ho comprata in un mercatino e c'era un rullino utilizzato. Chiaramente lo svilupperò perché le foto vanno salvate, e poi potrò utilizzarla con una pellicola 35 mm. Come fare? Potete usare sia un rullino normalissimo, lo aprite al buio chiaramente, lo inserite qui dentro e poi lo passate di qua. Addirittura qualcuno sega la parte superiore del rullino e opera in questa maniera, o altrimenti potete comprare un rullo e utilizzarlo. Si apriva da questa levetta laterale e inoltre aveva anche la possibilità di mettere un flash. Allora, quando inseravamo il flash, la macchina scattava a un trentesimo di secondo. Senza flash questa macchina scatta a un settantesimo di secondo. Ovviamente poi aveva anche il contatore di scatti. Una cosa importante che non ho detto: con un rullino da 24, con questa macchina venivano fuori circa 16 scatti.